Ed eccoci qua, non rientriamo, rientriamo qui in studio, 99esima puntata, meno una, la 100esima puntata che sarà un full immersion a settembre di una settimana. Vabbè, complimenti a tutti quanti i protagonisti e non solo, che gira una terza pagina magazine, grazie a tutti i collaboratori e non solo uffici stampa e non solo. Oggi lo facciamo qui, ritorna qui con noi a terza pagina magazine per la rubrica Arte e Mestieri e non solo, e io do il benvenuto a Maria Antonietta Schiavina. Buongiorno a te Maria Antonietta. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Grande Maria Antonietta, ritorna sul pezzo, come si vuol dire, come si diceva sempre, si torna sul pezzo. E oggi lo facciamo veramente con un personaggio molto, molto, ma molto particolare. A te la parola, Maria Antonietta. Allora, un bel pezzo, un pezzo magico. Francesco Fontanelli, ciao. Buongiorno, benvenuto. Grazie mille dell'invito. Allora, Francesco Fontanelli è un mago, un prestigiatore. Ha cominciato da piccolissimo, abita a San Vincenzo, ma trionfa in tutto il mondo e diciamo che ha imparato dal padre la magia, si è appassionata a questa arte meravigliosa, fa parte della Corte dei Miracoli, che è un gruppo di grandi, grandi maghi che fanno della magia veramente una passione, un mestiere, un'arte. E ha vinto a Marresa in Spagna il FISM Europa, il campionato europeo di magia, la più importante competizione del settore, vero Francesco? Sì, esatto, le informazioni sono tutte correttissime. Io mi ritengo figlio d'arte perché anche mio papà è appassionato di illusionismo e di magia. E fin da quando ero piccolo sono un po' entrato all'interno di questo mondo e piano piano mi sono sempre appassionato sempre di più e finché un giorno non ho deciso di voler realizzare uno dei miei sogni, ovvero quello di cercare di competere a il FISM. Che cos'è il FISM? Praticamente dovete sapere che noi maghi siamo molto nerd, ci piace di tanto in tanto ritrovarci in delle convention e in queste convention ci sfidiamo a suon di bacchette magiche praticamente. E una volta ogni 3 anni viene organizzata dal FISM, che è un acronimo che sta per Federazione Internazionale des Sociétés Magiques, quindi la Federazione Internazionale delle Società Magiche. Una volta ogni 3 anni vengono organizzati dei campionati continentali, uno in Europa, uno in America e uno in Asia e un altro in Australia. E praticamente in queste competizioni ogni nazione deve scegliere all'incirca una decina di campioni che rappresenteranno, nel mio caso l'Italia, ai campionati europei. Io negli ultimi anni sono stato così fortunato di far parte della nazionale italiana di prestigiatori, che è il gruppo che poi ha rappresentato un mese fa circa l'Italia ai campionati europei di magia. E niente, è andato tutto benissimo, perché meglio di così non poteva andare, perché proprio una settimana prima che l'Italia vincesse i campionati europei di calcio, vincevo i campionati europei di magia. Quindi diciamo è stato un trionfo tutto italiano. Ti porteranno in Canada, questa vittoria ti porterà in Canada, giusto? Sì, esatto, perché la FISM, appunto, è la Federazione Internazionale delle Società Magiche e tutti i campioni di tutte le edizioni continentali, quindi i vari campioni europei, i vari campioni australiani, i vari campioni americani, si sfidano l'anno seguente nei campionati del mondo di magia. Quindi io il prossimo anno dovrò volare in Canada, a Quebec City, e lì dovrò competere rappresentando l'Italia ai campionati mondiali di magia, che ovviamente noi ti seguiremo con grande passione. Poi quando sarai tornato ritornerai anche a terza pagina, perché questa è una cosa, non solo San Vincenzo che deve essere orgogliosa di avere un personaggio come te, ma anche come tuo padre, che si chiama di nome? Grazie, sì, mio padre si chiama Paolo Fontanelli e ci tengo a dirlo, nessuno di noi due è un professionista, cioè non facciamo questo di lavoro, per entrambi è un hobby. Mio papà è un interprete parlamentare e io invece mi piace dire che sono uno studente di farmacia di giorno e un prestigiatore di notte, quindi ho questa doppia vita. L'importante, Francesco, è che con la farmacia tu non faccia delle magie e non ci faccia qualche assolutamente, però quando sono in laboratorio, per esempio, mi sembra di essere un po' come nei film di Harry Potter, con pozioni e tutto il resto, quindi mi sento molto nel mio mondo.
Bravissimo, bravissimo. Sono molto orgogliosa perché ti ho visto bambino, sono molto contenta di questo, di questa cosa. Adesso tu farai anche un'esibizione a Riva degli Etruschi a San Vincenzo, nel tuo paese, poi andrai ancora in giro per il mondo, no? Sì. Fortunatamente ora con insomma l'inizio dell'estate, la riapertura di, diciamo indicativamente, teatri o comunque eventi e spettacoli, siamo finalmente ripartiti. Ma in particolare io non mi sono mai fermato in realtà, perché quest'inverno, diciamo, mi sono inventato una cosa un po' particolare. Quando i teatri erano chiusi e quindi le persone non potevano andare a teatro, ho detto perché non portare il teatro dalle persone. Quindi ho iniziato a fare degli spettacoli direttamente da un teatro creato in casa. In casa mi sono sistemato un sipario, una telecamera e attraverso delle videochiamate su Zoom gli spettatori mi raggiungevano a un'ora specifica e potevano vedere dal salotto di casa loro un'ora di spettacolo di magia. Ma che ed era meraviglia. Uno spettacolo di magia interattivo, perché praticamente le magie avvenivano nelle mani degli spettatori nonostante fra me e loro ci fosse uno schermo a separarci. È stata una sfida impossibile. Sei un genio, veramente. Sì, hai una ragazza? Hai una ragazza? Sì, sono fidanzato. Anche lei è maga? No, lei è ballerina. Non mi aiuta con le scatole, con le grandi illusioni, però diciamo anche lei è appassionata del mondo del teatro, infatti mi segue sempre e in particolare in questo spettacolo era lei che stava dietro la telecamera a permettere a tutti di poter vedere le mie illusioni. Bellissimo. Senti, non basta neanche il tempo per raccontare queste cose e ci dobbiamo risentire anche con terza pagina, magari più avanti, perché ci potrai svelare qualche piccolo segreto, ci potrai dire qualcosa di più, ci potrai parlare della Corte dei Miracoli che è a Livorno. Assolutamente, no? Più che volentieri, anzi per la prossima volta vi prometto che ci prepareremo e faremo un effetto di magia via radio, quindi se le persone seguiranno le mie indicazioni potranno fare una magia fra le loro mani, anche se non mi vedono, ma solo sentendo la mia voce, potranno provare nelle loro mani una piccola meraviglia. Fantastico, allora insomma ci daremo un appuntamento magari verso fine agosto, prima di settembre. Quando facciamo? Assolutamente, quando volete è sempre un piacere puntata. Per me. Quando facciamo la centesima puntata. Ecco, la centesima puntata la battezziamo proprio così, guarda, veramente ecco. Complimenti. Sì, prego Maria Antonietta. E coinvolgiamo anche il mio ex collega Luciano Donzella, che fa parte della Corte dei Miracoli ed è un grande mago in tutti i sensi. Assolutamente, sì, assolutamente. La Corte dei Miracoli, tengo a dirlo, è l'unico teatro stabile di magia che esiste in Italia e è stata praticamente la mia palestra che mi ha permesso di raggiungere questo risultato. Certo, quindi quando volete mi trovate a completa disposizione per voi. Va bene Francesco, allora io ti faccio tanti in bocca al lupo per quest'estate, ci sentiamo a settembre, fine agosto, settembre, noi tanto ci vedremo a San Vincenzo per questa centesima puntata di Terza Pagina Magazine e tu ti inventerai qualcosa di speciale per noi, va bene? Assolutamente, grazie mille e a presto. Grazie Francesco, Benissimo. Veramente con tutto il cuore, grazie di essere stato qui con noi, a Francesco Fontanelli, ma ringrazio ancora per il ritorno sul pezzo, come si vuol dire, di Maria Antonietta Scavina, che poi la ritroveremo a breve con altri interventi. Grazie ecco, a Francesco. Vuole, prego scusa, Maria Antonietta. Prego. Chi vuole contattare Francesco, dove lo può contattare? Ah, mi dovete trovare su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok, dove ho un grande seguito, pubblico sempre video di magia, mi trovate ovunque su tutti i social. E noi condivideremo qualche clip sulla nostra pagina, Terza Pagina Magazine, le performance straordinarie di Francesco Fontanelli. Grazie a Francesco, di cuore, a presto. Grazie, a presto. Ciao Francesco. Ciao.